come stanno i giocatori che sono risultati positivi? Ma i ragazzi, risultati positivi per la maggior parte stanno benissimo, sono in alcuni casi poco sintomatici o con qualche colpo di tosse o con qualche linea di febbre, ma dal punto di vista sanitario sicuramente problemi non ne abbiamo. Nel momento in cui la ASL interviene, come è intervenuta a Pescara, il protocollo FIGC decade completamente. Quindi tutto quello che noi facciamo nel corso della settimana fino a martedì, fino a che non ci sarà una negativizzazione dei tamponi, sarà sempre seguito da un'autorizzazione della ASL. Cioè oggi è la ASL che detta i tempi, non più noi, e non più il protocollo federale. Questo è un aspetto molto importante. Forse c'è stata anche la possibilità di pensare che fosse qualcosa di fatto ad arte, così come è accaduto. Se voi ricordate, nella partita tra la Juventus e il Napoli, il primo caso che poi ha fatto giurisprudenza, ha fatto storia, tutti hanno pensato a una scusa da parte del Napoli per non giocare a Torino e quindi sicuramente da parte di qualcuno c'è stato questo pensiero, ma io posso ribadire fermamente che abbiamo agito secondo le leggi, secondo le regole e soprattutto i positivi sono reali e sono tutti ragazzi che sono appunto non molto sintomatici, ma sono paucisintomatici, quindi in realtà di asintomatico a sintomatico forse Macin adesso, ma all'inizio anche lui ha avuto qualche piccolo sintomo. Alla luce degli ultimi risultati di tamponi, pensa che il focolaio si sia spento? Io presumo di sì, perché ormai siamo già a 10 giorni, quindi bene o male penso che il tempo di incubazione sia terminato. Io penso che per sfortuna e spero soprattutto ci fermeremo qui. Noi ora aspettiamo il proseguirsi della situazione, il proseguirsi della situazione clinica di questi ragazzi. Se vediamo che, ad esempio, già Macin risulti positivo e soprattutto tutti gli altri positivi siano assolutamente asintomatici e magari ci troviamo di fronte a una negativizzazione dei tamponi, cercheremo di chiedere alla ASL, nell'immediatezza delle partite che ci restano, di poterci allenare almeno 1 o 2 giorni in allenamento collettivo.